Belli siete ragazzi, ecco, queste sono le cose che veramente a me fanno impazzire del calciomercato. Veramente sono le cose che adoro di più. Il lavorare in sordina e non far trapelare nulla e poi pum, di botto piazzare il colpo. Un po' come ha fatto il Milan con Okafor, no? Si parlava di tanti nomi, si diceva di qua. Di Okafor non si parlava, non ne parlava nessuno, si era anche quasi dimenticato come giocatore. Pum, di punto in bianco lo ufficializza. E così ha fatto il Napoli oggi acquistando il suo nuovo centrocampista che verrà sostanzialmente a sostituire, penso. L'amico Dombele che è tornato al Tottenham per fine prestito e lo fa così all'improvviso, senza che nessuno sapeva nulla, pum, ufficializza il colpo. Jens, non so come lo pronunceremo, vedremo, poi impareremo. Cajuste o Cajuste, sarà il nuovo centrocampista del Napoli. Grande colpo, bel colpo, perciò voglio parlare insieme a voi, ragazzi. Prima di cominciare, però, vi invito subito ad iscrivervi al canale per chi ancora non l'avesse fatto, ragazzi. Mi raccomando, iscrivetevi al canale che è gratuito e attivate la campanella per rimanere aggiornati su tutti i miei nuovi contenuti. Ogni qualvolta io pubblico un video, vi viene notificato sul telefonino attivando la campanella, perciò fatelo, è importante. E ragazzi, soprattutto mettete like per sostenere questo video, condividetelo con i vostri amici, perché insomma, più fate questi gesti, che veramente ci vuole più tempo a dirli che a farli, e più ci ingrandiamo sempre di più, ci possiamo fare compagnia. Scrivetemi la vostra nei commenti, ragazzi, soprattutto, che anche quello mi piace molto, mi piace condividere con voi e interagire con voi. E ragazzi, partiamo perché insomma, innanzitutto salutiamoci, perché mi sembra di non avervi neanche salutato. Buongiorno a tutti, belli siete, come dico sempre, e ben ritrovati sul canale in questo nuovo video qua direttamente dalla casa del pane balù, anzi, più che dalla casa, dalla playa del pane balù. Sono in spiaggia, ho letto la notizia, ho detto fammi andare a condividere con gli amici napoletani, perché insomma, secondo me è un gran bel colpo, non a livello di nome perché effettivamente non è conosciuto, però insomma ragazzi, questo poco importa al giorno d'oggi nel calciomercato, quello che importa è il campo. Ricordiamoci i vari Kvaratskhelia, i vari Kim, non mi ricordo che qualcuno li conoscesse, eppure hanno fatto quello che hanno fatto, perciò insomma al di là del nome per me è un gran bel colpo, perché arriva in sordina, dove non si è scatenata, dove non si sono scatenate aste per il giocatore, perché poi è così, poi tu inizi a far trapelare che sei su quel giocatore, allora c'è la squadra che lo vuole, che gioca a rialzo, magari c'è la squadra che ti vuole fare il dispetto e si intromette per far rialzare il pe... Invece così, in sordina, non è semplice, però il Napoli è riuscito a farlo, un po' come ha fatto il Milan appunto con Okafor. Perciò queste sono operazioni secondo me già di loro buone, poi dopo vedremo, il campo ci dirà il resto. Vediamo poi il giocatore svedese, Marco Antonio di 1,88 m, 23 anni, insomma 23-24 anni, perciò un giocatore giovane, non giovanissimissimo, non di primo pelo, giovane però insomma con un pizzico di esperienza. Arriva dal Rennes, è di origini anche americane, insomma è un giocatore, non lo conosco molto, sono andato a vedere, devo essere sincero, qualche immagine, qualche highlights, e mi sembra un giocatore bello possente, uno che è capace di sradicare la palla dagli avversari, che riesce a fare quel lavoro di interdizione che serve nel centrocampo del Napoli, che oggi in questo centrocampo fa spesso Anguissa, però lo fa anche Lobotka, pur avendo un fisico differente da quello di Anguissa, lo fa anche Lobotka, perché si fa trovare sempre al momento giusto, al posto giusto, nel momento giusto. Non serve poi essere per forza maciste per sradicare la palla ai giocatori. Se ti fai trovare nella posizione più giusta, riesci a farlo comunque. E Lobotka in questo è un maestro. Perciò lui, io penso che Jens Cajuste, scusate, la pronuncia, non so sinceramente se si pronunci così, vabbè, poi dopo lo impareremo. Avete capito comunque, sto parlando di lui, di Jens Cajuste. Io penso verrà appunto a sostituire Dombele, che è tornato al Tottenham dal prestito e che sarà la prima alternativa di Anguissa. Però secondo me può anche sostituire Lobotka, ovvio, con
con un modo di giocare in maniera differente, però può fare non solo alla mezzala, ma anche giocare al centro perché ha dei piedi abbastanza raffinati e insomma può fare il lavoro che fa Lobotka in maniera differente, ma lo può fare. Insomma, il Napoli si mette in casa un giocatore giovane. Di proprietà, soprattutto non più in prestito, che può sostituire, che può far rifiatare, le mezzale che sono appunto Anghissà piuttosto che Lobotka al centro, piuttosto che Zielinski se dovesse rimanere. Insomma, io penso che questo acquisto qua, scinda dalla cessione di Zielinski o meno, no? Il Napoli lo doveva fare, lo fa, prende un giocatore a titolo definitivo, lo paga 10 milioni più bonus, 12 milioni, perciò una cifra che rientra nei parametri, che il Napoli ha. Secondo me a livello di operazione è una buona operazione per cercare di tenere la squadra sempre a livello. Ovvio, il campo poi dirà la sua e vedremo se riuscirà a dare qualcosina in più di quello che è riuscito a dare Dombélé, che spesso entrava un pochettino svogliato. Insomma, adesso io non so, poi quando ci sono i prestiti di mezzo con i diritti di riscatto o con gli obblighi legati a magari alle presenze così, le valutazioni vengono un po' meno su certi giocatori, perché a volte non li fai giocare proprio perché non vuoi accollarti poi il riscatto obbligatorio, perciò giocano meno, loro iniziano a fare musi, insomma. Questo è un giocatore che ti arriva, è di tua proprietà, perciò se ne hai bisogno lo fai giocare, se merita lo fai giocare senza il vincolo o il problema di farlo giocare, poi magari riscattarlo, magari valorizzarlo e poi non è più tuo, insomma tutte queste menate qua. Questo arriva a titolo definitivo, perciò è un altro tassello che mette il Napoli, no? A livello di proprietà di cartellino e può essere libero appunto da problematiche di questo genere per far giocare il giocatore e da parte della società e da parte dell'allenatore che lo deve mettere in campo e soprattutto da parte del giocatore, no? Perché insomma poi dopo si libera. Vedremo come sarà. Io ripeto, non lo conosco benissimo, a parte qualche immagine, però mi sembra di aver dalle immagini viste, ovvio, quando vai a vedere gli highlights, ragazzi, poi lo sappiamo, non è che ti fanno vedere le papere del giocatore, no? Poi subentra nel calcio anche l'affiatamento coi compagni, se ti riesci ad ambientare fin da subito, perciò insomma gli highlights bisogna prenderli per quelli che sono. Però da quello che ho visto mi sembra un giocatore molto forte fisicamente, che è capace di sradicare la palla all'avversario, di conquistare palla e di ripartire e di proporre anche, perciò ha dei piedi buoni, perciò da quel punto di vista mi sembra un buon acquisto, soprattutto ragazzi per le cifre che con la quale il Napoli lo ha pagato, un buonissimo acquisto, perché ragazzi sono cifre che non ci perdi nulla sostanzialmente. E oggi sappiamo quanto conta riuscire a tenere sempre la società con i conti sani e cercare di rimanere anche competitivi in campionato, in Champions, e il Napoli lo sta facendo. Oggi il Napoli ha perso Kim, l'ha sostituito con un altro giocatore, a centrocampo ad oggi ancora non ha perso nessuno, è uscito Dombélé per fine prestito, ma ha preso questo giocatore, perciò insomma il Napoli è ancora quello, eh? Sarà la squadra da battere, la favorita per quanto mi riguarda, perché qua le griglie che fanno, e poi faremo un video sulle griglie, no? Sulle griglie o sulle grigliate, vediamo, magari dopo che ho fatto una grigliata qua al Made faccio anche il video delle griglie della Serie A, però secondo me il Napoli rimane la favorita, eh? Innanzitutto deve difendere il suo scudetto e per come l'ha vinto l'anno scorso rimane la favorita. Ha perso un giocatore, sì, importante, sì, il miglior difensore della Serie A dell'anno scorso, ma quello è e lo ha sostituito. Un giocatore non fa la squadra, specialmente se poi il giocatore è Kim, no? Nel senso che è molto forte, sì, ma non è Maradona, ecco. Perciò io vedo ancora Napoli molto favorito. Dai ragazzi, ditemi la vostra su questo giocatore, andate a vedere le immagini, gli highlights, commentate se siete contenti, se ci sono, perché c'è qualcuno che a volte è scontento, tanti preferiscono il calciomercato con nome sempre un po' altisonante, un po', invece ci sono quelli. Io secondo me è un'operazione buona, poi vedremo. Dai ragazzi, il campo. Avete visto Pogba l'anno scorso? Tutti, il polipo, il polipo. E poi se lo sono fatto, hanno fatto l'insalata di polipo, perché non ha visto mai il campo. Invece, altri giocatori che sono stati, accolti con zero tifosi all'aeroporto hanno dato di più. Perciò, cosa preferite voi? Il nome o
la sostanza. Fatemelo sapere nei commenti, vi abbraccio di cuore a tutti quanti. Vado perché fa un caldo esagerato, mi vado a fare un bagnetto e ci vediamo magari più tardi. Dai ragazzi, vi abbraccio, bye bye.